Ciao a tutti ragazzi, io sono Jenny e bentornati nel mio canale. Oggi vi faccio vedere come ho realizzato lo scudo di Nofumi per Crunchyroll Italia che l'hanno tenuto esposto al Napoli Comic Con 2019 sia durante la proiezione di alcuni episodi inediti che durante la fiera per far fare le foto alla gente, me compresa vestita da globulo rosso perché anche i globuli rossi potrebbero, che ne so, aiutare durante le ondate. La base dello scudo è realizzata interamente in foam da 1 cm. Questi cartamodelli vi ricordo che li potete trovare sia sul mio Etsy, trovate tutto in descrizione, e potete comprarli anche tramite il mio account Ko-fi facendo due donazioni. Lasciatemi un messaggio dove scrivete: Jenny, mandami i cartamodelli dello scudo, perché io vendo diversi cartamodelli su Ko-fi. Capita che la gente mi fa le donazioni e io non so che caspita ci devo mandare. Quindi, per favore, mandatemi un messaggio con scritta la vostra email e di cosa avete bisogno. Grazie. Qui sto facendo un taglio a 45 gradi per permettermi di dare una forma spigolosa senza però dividere i pezzi. Questo taglio, io che cosa faccio? Vado semplicemente a rimuovere il foam in eccesso dietro lo scudo, facendo questo taglio a 45, togliendo il foam. Così, una volta che è tutto chiuso, mi viene questa forma, però intanto io non ho diviso nessun pezzo, quindi lo scudo è un pezzo unico che grazie a questi tagli riesco a dargli questa forma. La parte interna dello scudo dove va la sfera è leggermente, diciamo, verso il dentro, quindi io che cosa faccio? Mettendo sempre il taglierino a 45 gradi, vado a rimuovermi il grosso del foam. Così io potrei farlo direttamente col Dremel, ma mi piace il rischio, voglio sempre distruggermi le mani, quindi perché non rischiare di appizzarsi il taglierino nel dito e fare in questo modo? Però voi potete fare direttamente così con il Dremel e fidatevi, è la scelta giusta. Dopo aver smussato il grosso con il Dremel, mi pulisco un po' l'interno con la carta vetrata, faccio una passata veloce di pistola termica e fine. Le placche che andrò ad incollare sopra lo scudo sono fatte invece in foam da 5 mm. Metto sempre la colla su entrambe le superfici, faccio asciugare un po' e poi incollo. Dopo aver passato il FlexiPaint a pennello diluito con un goccio d'acqua, una volta asciutto il FlexiPaint resta appiccicoso e si vedono le strisce del pennello, a meno che voi non facciate una diluizione perfetta, ma a me non riesce mai, quindi si vedono sempre le strisce del pennello. Per togliere le strisce del pennello, che cosa faccio? Prendo la carta vetrata 320, quindi molto sottile, bagnata, e inizio a carteggiare tutto lo scudo. In questo video io sembra che sto usando una forza brutale, però in realtà bisogna levigare molto delicatamente.
e iniziate a vedere che il lucido del FlexiPaint inizia a diventare opaco. Qui potete vedere la differenza tra la parte che ho levigato e quella invece dove si vedono ancora le strisce del pennello. Dovete fare così per tutto lo scudo e poi potete iniziare a passare gli spray full dip. Faccio prima una base di nero e poi una base di argento. Con il nastro, questo qui rosa, con cui mi trovo benissimo, si chiama Tesa ed è un nastro per mascherare, maschero tutte le parti che devono essere argento e con l'aerografo, usando i colori Createx, mi vado a, diciamo, colorare tutti gli interni e poi dopo scarto lo scotch. Per la sfera sono andata a comprare dai cinesi queste sfere di plastica trasparenti. Di solito il plexiglass lo coloro con l'aerografo, ma questa volta mi scocciavo, quindi ho fatto in questo modo, ho preso il colore per vetro, ce l'ho messo dentro e l'ho lasciato asciugare così, e con il Dremel mi vado a tagliare la parte che mi serve. Ora invece vado a fare l'impianto a LED collegando il filo rosso e il filo giallo sui rispettivi poli positivo e negativo. Poi prendo il filo rosso, lo taglio a metà o dove caspita volete voi e collego la prima parte all'interruttore. La seconda parte del filo la collego all'altra parte dell'interruttore e la rimanenza di filo la vado ad attaccare alla batteria con la pila da 12 volt, mentre la parte gialla del filo, ovvero quella negativa, la attacco direttamente alla batteria. Prendo un po' di questa spugnetta che di solito si usa per gli imballaggi, ma mi trovo molto bene a usarla come, diciamo, diffusore di luce per i LED, e la vado a incollare con delle puntine di colla a caldo. Fate attenzione che questa si scioglie, infatti io mi sono ustionata le dita, all'interno della sfera. All'interno poi ci attacco anche la striscia di LED e poi posso procedere ad incollare tutto all'interno del mio scudo. Prendo questo pezzo di foam da 1 cm con i bordi tagliati a 45 e li incollo con un po' di colla a caldo dietro lo scudo in modo di nascondere tutto questo ambaradam di roba che c'è, e in realtà questo pezzo di foam mi serve come base per attaccare gli elastici che serviranno poi per indossare lo scudo. Una volta finita tutta la base dello scudo, vado a proteggere il colore usando uno spray full dip lucido. Lo scudo è finito, il tutorial è finito, spero vi sia piaciuto e che vi sia stato chiaro. Per qualsiasi cosa non esitate a scrivermi. Noi ci vediamo al prossimo tutorial e trovate tutte le informazioni in descrizione. Grazie per aver visto questo video e ciao ciao!